sono Giuseppe Civati, faccio consigliere regionale della Lombardia, all'opposizione purtroppo, ma per poco tempo perché poi andremo a governare, e una delle prime cose che faremo fin da ora sarà quella di promuovere questo progetto, il progetto Vento, un progetto che è una grande opera, ma un'opera grande, come ha detto perfettamente Paolo Pileri, è un'opera che fa segno alla tradizione e all'innovazione insieme, che ci parla di una green economy possibile perché è molto semplice, quasi immediata, ma come tutte le cose immediate in Italia si fanno grandi difficoltà, per cui il nostro impegno sarà tutto dedicato a superare queste minime difficoltà, coinvolgendo ovviamente, fin da ora, lo farò già nel pomeriggio, tutti i soggetti politici che posso contattare lungo l'asta del Po perché si attivino in conseguenza in ogni comune, in ogni provincia. Quindi Vento è fattibile? Vento si deve fare, non è fattibile. Prima del 2015? Beh, prima del 2015 potrebbe anche essere l'unica opera che riusciamo a completare, io la dico con una battuta, ma insomma sono molto preoccupato dei grandi progetti infrastrutturali che soltanto in Lombardia e in quella che una volta si chiamava Padania, non so se vi ricordate, vengono continuamente promossi. Vento è una risposta anche a chi pensa, anche purtroppo al governo del paese, che l'unica soluzione siano le autostrade o le linee ad alta velocità del treno, perché c'è tutto un reticolo invece di mobilità più leggera che è forse ancora più importante di queste grandi opere. E forse nasconde delle possibilità di sviluppo diverse, ma nasconde delle possibilità di sviluppo. Sicuro costa, diciamo, un millesimo di quello che costano le altre grandi opere, e sicuramente redditizio fin da subito, anche questo in un momento di crisi, di recessione, tutti alla ricerca di nuove soluzioni. Questa è una soluzione antica, se vogliamo banale nella sua totale semplicità, che però può funzionare da subito, una cosa che funziona per l'Italia. Quindi troveremo Civati sul Po in bicicletta? No, adesso sono già d'accordo con il professor Pileri che ci dobbiamo ritagliare un fine settimana e farcelo in tre tappe, voglio vedere se regge, però, perché io ce la faccio. Grazie mille.